Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. 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 Io appunto mi chiamo Rosario, ho 24 anni e vengo da Napoli, in particolare da Scampia, che è questo quartiere a nord di Napoli che conoscerete per essere il supermarket della droga d'Europa, dove si vendono tutti i tipi di droga a prezzi stracciati, abusato in televisione, martoriato anche dal giornalismo. Scampia è un quartiere di 100.000 persone, un quartiere dove si producono al giorno col traffico di droga attraverso 21 piazze di spaccio 500.000 euro al giorno. Soldi che ovviamente vengono investiti nelle terre del nord, vengono investiti in particolare a Lloret de Mar, a Barcellona, nell'Emilia Romagna, in Polonia, in Ungheria e la vicina Slovenia. Nel 2004 scoppia una guerra per il controllo delle 21 piazze di spaccio del quartiere, una guerra che passò dalla storia col nome di Faida di Scampia, che ha visto contrapposti due clan. Il clan di Lauro e il clan degli scissionisti. Durante questa guerra sono morte 60 persone. Tra queste 60 persone uccise in 6 mesi c'erano 17 persone innocenti. E tra queste 17 persone innocenti c'era anche mio cugino. Che cosa sono le vittime di mafia? Sono più di 800 in Italia, numeri pesanti che noi ci impegniamo a portare avanti attraverso una testimonianza di fatto, per cui l'Italia è piena di presidi di libera, ognuno è dedicato a una vittima di mafia, vuol dire a un innocente che muore per tutto questo. Per queste vittime ci si impegna a prendere contatti con i familiari, questi familiari vengono portati a rappresentare, a parlare, a testimoniare, a raccontare, ma soprattutto a mettere la propria faccia. Perché con Francesco crediamo davvero che libera siamo noi, noi, ma tutti noi che siamo qua a condividere questo. Anche a Udine esistono due presidi, uno è fatto proprio da ragazzi della vostra età, è un presidio, quindi abbiamo detto che è un gruppo di persone, questo presidio di ragazzi studenti come voi è dedicato a Cosimo Cristina, un giornalista ucciso negli anni 60, un altro gruppo di Udine invece è dedicato ad altri due ragazzi come voi, Giuditta e Biagio. Due ragazzi che aspettavano l'autobus a Palermo dopo scuola sono stati falciati da una macchina che correva molto veloce perché su quella macchina c'erano due giudici che dovevano correre molto veloci perché la mafia voleva ucciderli e quindi non potevano permettersi di andare a 50 all'ora e rispettare i limiti. Quindi le mafie creano una realtà che nuoce a tutti noi. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno. L'importante è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questa forza, altrimenti non è più coraggio, ma incoscienza. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Noi come familiari, con tutto noi stessi abbiamo deciso e voluto mettere la parola fine a questa storia, cioè non ce la facevamo più per anni, si andava avanti, volevamo che Antonio venisse lasciato in pace, lontano dal vociferare della gente, del PM, dalle perquisizioni, dei giornalisti. Eravamo 15 anni quando è morto Antonio, in un quartiere di 100.000 abitanti in piena faida. Ci siamo messi insieme e abbiamo fondato un'associazione. Però che oggi non siamo qui semplicemente a parlare di un ragazzo che non c'è più, di un libro. Oggi voglio raccontarvi di un'antimafia che vince, di un gruppo di ragazzi che si mette insieme e fonda un'associazione, fonda Vodisca, che è l'acronimo di Voci di Scampia. Abbiamo scelto il simbolo della voce perché la voce è qualcosa che può rompere il silenzio e l'omertà, perché tante voci fanno un coro. E in questa società che ci vuole monadi disperate, gli uni contro gli altri, in questa società dall'individualismo sfrenato, essere un coro è un gesto eretico. Se hai i lamenti di noi due tradita, la lega dei potenti
si scosse impaurita e prese magistrati, gridarono poi signori che siamo degli arrabbiati, dei rudi malfattori, folli non siamo né tristi, né brutti né birbanti, ma siamo degli anarchisti per bene militanti. Al giusto ben mirando distorto gli ampi errori, perciò ci ha messo a bando col dirci malfattori. Siamo rimasti lì, ho detto l'unico modo per rimanere lì è lavorare nel quartiere, creare un'economia alternativa alla criminalità organizzata, sporcarci le mani, confrontarci con le persone, con i bambini, siano essi figli di criminali o siano figli di brava gente. E abbiamo fatto due cose di cui andiamo molto orgogliosi. La prima è la creazione di una compagnia di teatro civile che girasse l'Italia raccontando queste storie, utilizzando lo strumento teatro per raccontare queste storie. Un botto esagerato. Minuccio ancora seduto, non si è mosso di un centimetro. Sembra non aver sentito per niente il dolore. Ha gli occhi chiusi e la bocca aperta. Il sangue inizia a scorrergli dalle tempie e gli bagna le labbra secche. Luisa corre da lui, lo accarezza. Intuisce che c'è qualcosa che non va. Forse la dose era troppo. Proprio mentre questo pensiero prende forma, uno di quei piccoli bastardi urla per segnalare l'arrivo della polizia. Tutti scappano. Quei colleghi di siringa che tanto sembravano amici si dileguano senza pensare a Minuccio che sta male. Lui si è nel panico, sente le sirene farsi sempre più vicine e probabilmente non saranno nemmeno notati. A Scampia gli sbirri hanno altre cose a cui pensare. Era il 26 luglio 1992. Rita aveva 17 anni. Nata in una famiglia mafiosa, padre e fratello uccisi, aveva avuto il coraggio di scegliere la giustizia, seguendo l'esempio della cognata. E per questo i suoi parenti, sua madre, la rinnegarono. Le parole di Rita Atria, dal suo diario. Prima di combattere la mafia, devi farti un autoesame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi ed il nostro modo sbagliato di comportarsi. Qui succede che quando si incontrano gli sguardi, quando la gente ti ascolta, basta inviare un'email e da tutta l'Italia sono arrivati libri. E da 1000 libri siamo arrivati a 20.000 libri, con i 2600 libri che ci consegneranno ufficialmente a Udine domani. E questa biblioteca è diventata la più grande biblioteca popolare per ragazzi della Campania. E l'obiettivo è quello, entro un anno, di far diventare quel posto una book fan, cioè una fattoria della cultura, una fattoria dei libri. Perché all'interno non vogliamo soltanto che ci siano i nostri 20.000 libri, ma si creino in questi 500 metri quadri delle microimprese che abbiamo già individuato. Una di queste è la realizzazione di uno studio fotografico, di uno studio grafico, di una libreria, che sarebbe la prima libreria nel raggio di 10 km, che sarebbe veramente una cosa meravigliosa. Allora vedremo sorgere il sol dell'avvenir, vivere potremo liberi, in libertà morire. Un servo tempo fa, in dalla chiazza, regala Cristo un cruci e ci dicia: Cristo lo mi faccio ni mi stravazza, mi tratta come un cani per la via, si prendi tutto con la sua manazza, manco la vita mia, ricetta mia, distruggi la Gesù sta malarra. Gesù
va lui in mia. Sì, va lui in mia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia il bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia il bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia il bastone e tira fuori i denti. Oggi siamo qui, vediamo migliaia di libri in piazza portati dai ragazzi, e questa è una vera speranza.